Adesso accogliamo sul palco il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte. Sono stato anche nei giorni scorsi qui in Liguria, ho girato un po' in lungo e in largo, mi sono fermato a parlare con tanti cittadini, comitati, associazioni, singole persone. Constatato con mano in che condizioni disastrate la sanità, credo che sia l'urgenza prioritaria al primo posto di questa regione. Villa Scassi, questo pronto soccorso trabocca di pazienti che aspettano anche 2 giorni, con medici sanitari stressati da turni massacranti. Sant'Andrea, La Spezia cade a pezzi. Valbormida, non c'è un presidio ormai pediatrico, e così via. L'elenco è lunghissimo. Sono stato a Ventimiglia, dove ho incontrato cittadini che mi hanno descritto cosa significa viaggiare su un solo binario a 1500 volt, la ridotta di un tempo. Mi hanno descritto cosa significa avere parchi naturali SIC che non hanno mai richiamato l'attenzione, nonostante 1000 denunce, di chi ha governato sin qui la regione. E così via. L'elenco è nulla, è lungo, è lunghissimo. Qui c'è stata una classe dirigente, quella uscente, che queste voci non le ascoltate. Ascoltato le voci invece di qualche amico imprenditore. Ascoltato le voci di qualche amico imprenditore nel chiuso di qualche circolo privato, qualche salotto, qualche cena la sera, della Genova bene, qualche yacht. E guardate, quello è un sistema. Adesso, poco fa, un'agenzia lancia il messaggio di Salvini: non abbiamo nulla da cancellare del sistema Toti. Ebbene no, quel sistema lo dobbiamo gridare forte. Quel sistema è marcio, è malsano, è da cancellare. Perché vedete, lo dobbiamo spiegare a tutti i cittadini. Ha prodotto 3 distruzioni su 3 fronti diversi, 3 negatività che hanno compromesso fortemente questa regione. Da un lato l'amico imprenditore che si procaccia il favore del governatore, del politico di turno, fa concorrenza sleale a tutti gli altri imprenditori onesti, lo dobbiamo dire. Per il favore di uno vengono danneggiati tutti gli altri. Il politico che in questo modo, facendo il favore all'amico imprenditore, si fa finanziare la campagna elettorale, danneggia tutti noi politici che la facciamo onestamente la campagna elettorale. E ancora, dobbiamo rompere questa illusione che l'incontro tra questi 2 interessi privati realizzino l'interesse pubblico. Non è così, perché per realizzare l'interesse pubblico non basta mettere insieme 2 interessi legali privati che si intrecciano illegalmente. Per realizzare l'interesse pubblico devi andare negli ospedali, nei pronto soccorso, devi ascoltare i giovani che denunciano lo scempio ambientale, devi sentire quelli che non arrivano a fine mese. 1 su 5 qui in questa regione, liguri, sono in povertà assoluta, non hanno di che mangiare a fine mese. Ecco, quelle sono le voci che devi ascoltare. Se ascolti queste voci e metti su un sistema trasparente di governo, allora hai la garanzia, nel segno della trasparenza, che puoi perseguire l'interesse pubblico. E questo è il modo di governare che ovviamente abbiamo chiesto ad Andrea. Andrea ci ha dato tutte le garanzie per la sua serietà, per la sua professionalità, per il suo passato, per cambiare completamente approccio. E guardate che questo modo malato di governare lo stiamo ritrovando a livello nazionale, perché se no altrimenti non ci saremmo ritrovati una legge di bilancio che taglia la sanità.
Loro parlano di qualche soldo in più, ma noi sappiamo che se collegati al PIL stiamo parlando di una sanità che già a pezzi, che riprecipita a 6,3% di PIL, più basso investimento dal 2007 a oggi. E ci sarà una ragione, perché 4 milioni e mezzo di cittadini stanno rinunciando alle cure. Qui Cittadinanza Attiva, la scorsa estate, ha certificato casi per un esame cardiologico attesa oltre 400 giorni. Sapete cosa significa? Cittadini serie A e serie B. Se c'è la possibilità, l'esame cardiologico fai domattina pagando nelle strutture private. Se non c'è l'assicurazione privata, tu rinunci all'esame cardiologico, non puoi aspettare 400 giorni. E questo vale su tutto. Guardate che i tagli stanno arrivando anche alla scuola, perché tagliare in pianta organica 5.600 insegnanti vuol dire distruggerla la scuola. Attenzione, tagliano anche in pianta organica 2.000 personale ATA, personale tecnico amministrativo. Non avranno neppure le risorse umane per portare a termine i progetti del PNRR per le nostre scuole. E così va. E le pensioni, hanno detto, aumentano le minime. Loro non dicono bugie, perché effettivamente le hanno aumentate per 3 euro al mese. Allora, dobbiamo ribaltare tutto questo, Andrea. Noi ci siamo con chiarezza, trasparenza e fiducia. Noi dobbiamo fare in modo di poter il giorno dopo l'insediamento di questa nuova squadra di governo di aprire un dibattito pubblico, trasparente e quotidiano per ascoltare i bisogni dei cittadini, dappertutto, per tutta la Liguria. Dobbiamo visitare con i consiglieri il pronto soccorso, le corsie d'ospedali, dobbiamo assolutamente curare le infrastrutture. Attenzione, dico il Movimento 5 Stelle, il Movimento 5 Stelle è il movimento, la forza politica del no alle infrastrutture. Scusate, Bucci di una cosa si vanta, del modello Genova, ma chi l'ha realizzato il modello Genova? Scusate, chi ha fatto il decreto legge a Palazzo Chigi? Chi ha messo i miliardi per realizzare il modello Genova? Noi del Movimento 5 Stelle. L'elettrificazione del porto di Genova, di Savona, nodo ferroviario qui e tantissime altre cose, il ribaltamento per quanto riguarda Fincantieri e tanti altri progetti. Noi diciamo tanti sì, le infrastrutture che servono, che sono utili. Adesso ho sentito un'altra agenzia di Tajani, ha dichiarato, guardate, ha detto una cosa veramente clamorosamente indegna secondo me. Ha detto, se ci fosse stata la Gronda non sarebbe crollato il ponte di Genova. E no Tajani, no, guardate, una cosa seria. Tajani, il crollo del ponte di Genova è dovuto a Autostrade per l'Italia che non ha effettuato la manutenzione. Basta proteggere gli amichetti. Basta con questa politica marcia e malsana. Noi diciamo tanti sì, diremo tanti sì, li diremo con Andrea Orlando, perché voi meritate una politica migliore, meritate una costante attenzione e noi ci saremo, saremo sempre con voi e non distrarremo le nostre forze per amici, amichetti, parenti e assolutamente familiari come sta succedendo. Ci siamo e ricordiamoci sempre, quando mi sentite parlare di etica pubblica, non è una questione di moralismo. Io non sono moralista e non sono neppure un giustizialista, perché io sono venuto qui e ho detto da subito, nessuna gogna mediatica personale nei confronti di Toti, Spinelli o altri. Però c'è un tema chiaro, che se vuoi far politica nell'interesse dei cittadini, devi tirar fuori non il moralismo, non il giustizialismo, ma un sano senso civico, concreto, pragmatico. È questo che ci serve, quello che loro non dimostrano.
Forza Andrea, ce la dobbiamo fare. Grazie Giuseppe Conte. Do la parola ad Angelo Bonelli.